Con il via libero atteso da parte dell'EMA e la successiva autorizzazione a stretto giro da parte di AIFA e del Ministero della Salute, gli over 60 italiani potranno essere chiamati alla quarta dose di vaccino anti-Covid per contrastare Omicron 5. In Sicilia gli hub vaccinali torneranno ad essere operativi nelle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania. Nel capoluogo siciliano, come sottolinea il commissario Renato Costa, in realtà l'hub non ha mai chiuso i battenti. In realtà noi abbiamo scelto di non abbiamo mai chiuso i nostri hub, perché abbiamo continuato ad avere un flusso continuo e costante di vaccinazioni, seppur estremamente ridotto. Ne facevamo 40, 50, 60 al giorno, però avendolo qua nel centro di razionale, per noi gestirlo con un minimo di personale era assolutamente possibile. Adesso da un po' di giorni stiamo incrementando, anche prima delle previste aperture di fascia, perché la gente si preoccupa, viene a farsi la quarta dose. Abbiamo incrementato moltissimo le vaccinazioni domiciliari, facendo uno sforzo terribile, ma è importante raggiungere questo target di fragili, e quindi da adesso credo che dalla settimana prossima torneremo, non dico al regime dei 6.000 vaccini al giorno, ma sicuramente incrementeremo. Quindi il fatto di non aver smantellato l'hub si è rivelato vincente, perché noi dobbiamo solo metterci le persone, la struttura è perfetta, funziona come ha sempre funzionato, siamo pronti ad affrontare questa nuova ondata di vaccinazioni, che speriamo sia il più numeroso possibile, perché intanto abbiamo le quarte dosi anche per i sessantenni e soprattutto ci prepariamo per avere la possibilità di somministrare a tutti un vaccino aggiornato, che penso sia disponibile per settembre-ottobre.